Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Allora, vediamo come fare questa Kaschmarren, spero di aver pronunciato bene. Questi sono gli ingredienti, io farò una dose, diciamo, per una persona, massimo due, e quindi userò soltanto tre uova medie, queste sono le uova delle nostre gallinelle. Per prima cosa separo i tuorli dagli albumi. E ho visto che in alcune ricette mettono tutte insieme, però io preferisco fare così perché così viene più spumosa, la frittata. Sì, perché in effetti è una frittatina dolce. Vedete, non ho montato a neve gli albumi, li ho appena fatti spumare, diciamo, per renderli più belli spumosi. E poi ho messo soltanto un cucchiaio sui tuorli e sbatto così semplicemente con la frusta. Se volete potete anche mettere meno zucchero, quindi mezzo cucchiaio. E poi inizio a mettere la farina. Allora, la farina, anche la farina, questa si può andare tranquillamente ad occhio, bisogna alternare farina e latte. Però diciamo che presso poco è un cucchiaio bello pieno a uovo, quindi io ne metto tre, poi vediamo se ne aggiungo un'altra pochina e in base alla farina metto il latte, quindi il latte quanto basta. Mi regolo dalla consistenza quindi della pastella. Sbatto tranquillamente con la frusta. Senza, non è che deve montare. Ci metto mezzo bicchierino di grappa, ci vorrebbe il rum che non mi trovo, però poi metterò delle gocce di aroma di rum proprio per dargli quel sapore caratteristico. Ci metto un po' di vanillina. Ok, queste sono le gocce di aroma di rum, giusto due. Metto ancora un altro po' di farina e un altro po' di latte. Ok, io direi che ci siamo. Vedete, deve venire liquida ma non molto, quindi una pastella. Un po' duretta, ci metto un altro paio di cucchiai di latte. Un pizzico di sale. In Tirolo questa Kaschmarren la trovate nelle malghe, la fanno nelle feste, è un piatto molto sostanzioso. Ci aggiungo ora gli albumi, ti do un'altra girata, ecco qua, gli albumi che ho sbattuto un pochino e giro. Oh, naturalmente questa frittatina va mangiata calda, ci vorrebbero poi i mirtilli rossi, la composta di mirtilli rossi che non mi trovo. Allora, ho messo una padella e faccio sciogliere il burro. Io ho messo un burro chiarificato. Lo faccio sciogliere prima di mettere il composto. E nel Tirolo di solito questa frittata la fanno con quelle belle padelle nere, scure, che poi presentano anche per mangiarle, le appoggiano su un tagliere di legno e presentano il piatto con tutta la padella. Bene, verso l'impasto, il composto. L'abitudine di dire impasto, deformazione professionale. Io faccio il pane, quindi. E ci metto un po' di uva, uvetta che ho pulito, sciacquato e poi fatto asciugare. Questa pure va a gusto, non ho messo il peso perché
Dipende dal vostro gusto, se vi piace mettetene tanta come volete. Anche i pinoli, ho visto in alcune ricette, sono previsti. Metto il coperchio per far gonfiare un pochino la frittata e poi la controllo. Quando sotto comincia a colorire, vedete, deve diventare bella bruna. Posso anche tagliarla a metà e girarla. Vediamo se riesco. Ecco qua. Ok. Così prende colore anche dall'altra parte. Ok, bene. Allora, e adesso posso cominciare a tagliuzzare così pezzi irregolari. Nel frattempo finisce di cuocere sotto. Ecco qua. La frittata dell'imperatore, anche chiamata. Le origini sono austriache, quindi un imperatore, l'imperatore d'Austria. Qui ci metto, comincio a mettere lo zucchero per farla caramellizzare. Quindi continuo a cuocerla girandola così insieme allo zucchero semolato, oppure di canna, potete mettere anche quello se volete. Spezzetto ancora di più. E la giro. Bene, il piatto è quasi pronto. Io quando vado su in Trentino Alto Adige, la mangio sempre. Si fa sia in tutto il Trentino Alto Adige questo piatto, eh. Specialmente nelle malghe, nei rifugi. Certo, loro la fanno, hanno la mano. Io non la faccio spesso, ho imparato piano piano a farla. Però non è la stessa cosa, mangiata su è tutta un'altra cosa, eh? Ecco qua. E adesso vado ad impiattarla. Ci siamo. Penso che adesso va bene, ho fatto i pezzettini più piccolini. Allora, in mancanza di mirtilli, di composta e mirtilli rossi, ci metterò un po' di marmellata, perdonatemi, ai frutti di bosco. E andrebbe bene anche una bella composta di mele, eh? La composta di mele anche ci sta bene. Ed eccola. Bella, veramente bella e molto buona. Naturalmente ci va una spruzzatina di zucchero a velo ed eccola qua. Ok, amici, vi ringrazio della visione per questo piccolo video e vi invito a farla, non è difficile aver visto, e a condividere il video e a lasciare un like naturalmente. Ciao a tutti!